Mancano ancora 3 giorni all'importante sfida casalinga con il Cesena, ma almeno per l'attacco Zeman sembra aver già deciso. Fiducia a Edoardo Vergani, che contro il Rimini ha disputato la sua prima partita da titolare. Il boemo intende dare continuità all'ex Inter. Ai suoi lati Merola e Cangiano, quest'ultimo in vantaggio su Accornero. A centrocampo il rientrante Tugnov con Squizzato e probabilmente l'ex Simone Franchini. Se così fosse, per il centrocampista arrivato dal Padova sarebbe il debutto dal primo minuto. Al centro della difesa scontato il rientro dalla squalifica di Ivan Mesic. Tra i titolari dovrebbe tornare anche Pierno dopo l'iniziale panchina nell'ultima gara all'Adriatico col Rimini. Il Cesena comanda la classifica del girone B insieme con la Torres, che nel posticipo ha espugnato Pesaro. Sono 33 punti in classifica delle due capoliste, 12 in più del Pescara, che però deve recuperare la gara di Pontedera in programma martedì 5 dicembre alle 18.30. Il tecnico del Cesena, Mimmo Toscano, potrà contare sui rientri di Corazza, che ha scontato 3 giornate di squalifica, e del nazionale Carbò. Ancora assente, sarà operato per ernia il difensore Ciofi. In dubbio Chiarello. Sistema di gioco 3-4-2-1. In fase di non possesso 5-4-1. Nel match con la Lucchese vinto 3-0, davanti hanno giocato l'italo-albanese Christian Spendi, capocannoniere del girone con 7 gol, e Saber, centrocampista offensivo, entrambi alle spalle di Ogunseye. Squadra fisica, esperta, a dir poco prolifica, 36 reti a livello professionistico, nessun'altra come il team romagnolo, finanche meglio dell'Inter di Inzaghi, andata a segno 29 volte. Nelle prime 14 giornate solo il Catanzaro del record lo scorso anno ha fatto più gol, 39, 3 in più dei bianconeri di Toscano. Ma il Cesena è una squadra anche solida, soltanto 11 le reti incassate. E poi la forza del vivaio, con alcuni giovani senza dubbio di prospettiva ultimamente titolari, come il 2004 Pieraccini, Francesconi e Berti, oltre al già citato Christian Spendi, classe 2003, elemento cardine del reparto offensivo, e ancora il 19enne esterno di fascia mancino David e il talentuoso Giovannini, classe 2005. Il DS è l'ex attaccante Fabio Artico, che con la maglia del Pescara nel biennio 2000-2002 ha collezionato 31 presenze e realizzato 5 gol.